Carissimi amici, eccoci ai piedi del Santissimo Crocifisso, vanto della nostra storia, ecco, che ha segnato i secoli della nostra città. È giunto il tempo per questo crocifisso di un restauro. Siamo oggi in compagnia del signor Correnti Gaetano, restauratore accreditato presso la sovrintendenza. Il restauro del crocifisso è alquanto indilazionabile perché resta in cattive condizioni, ma la cosa più inquietante è il fatto che diciamo la testa è stata aggredita da insetti xilofagi, quindi lo hanno svuotato a cunicoli all'interno, e che quindi il problema più grave è questo, proprio dello sfarfallamento degli insetti xilofagi. Lodevole iniziativa da parte dell'Lions di Mazara del Vallo Club Service di Fata Morgana, diretta in questo momento dal presidente Giuseppe Marino, nostro concittadino, il quale ha avuto la brillante idea di organizzare presso il Bagliofiori un evento a scopo benefico, con l'intervento dell'artista nostro conterraneo Peppe Anastasi, che verrà ad allietarci con una meravigliosa serata, questa volta però finalizzata alla realizzazione di un evento di natura quasi religiosa, se non interamente religiosa, perché l'intero ricavato delle donazioni che eventualmente saranno raccolte in quella serata saranno interamente devolute e finalizzate al restauro del crocifisso. Sono Giuseppe Marino, sono il presidente del Lions Club Fata Morgana di Mazara del Vallo. Come detto in precedenza da Padre Nicola e come ribadito dal nostro sindaco Giuseppe Castiglione, l'intervento sul crocifisso ligneo risulta ormai urgente e indifferibile. Per realizzare questo intervento, noi del Lions abbiamo organizzato questo evento con un nostro concittadino, Giuseppe Anastasi, che oltre a essere diverse volte vincitore del Festival di Sanremo è anche vincitore della Targa Tenco, che è il riconoscimento più alto della musica italiana. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Il crocifisso è un bene di tutti, in qualità di bene artistico è un bene al prodotto dell'umanità. Il formativo del crocifisso durerà circa un anno e quindi noi, come Lions Club Fata Morgana Mazara del Vallo, ci impegniamo a far rientrare il crocifisso in sede entro il settembre dell'anno 21. Noi siamo veramente attratti dal volto di questo santissimo crocifisso. La nostra devozione è grande, sempre accompagniamo il santissimo crocifisso per le vie del paese ogni anno, e lo vogliamo ancora di più contemplare dopo il restauro nella sua bellezza. Per questo veramente l'impegno di tutti per portare questa opera al suo splendore.